Sono Enrico Valbonesi, consulente olistico. Quando il fiore sboccia, la fragranza si espande. Quando realizzi la tua più intima essenza, l'amore si diffonde. L'amore è la fragranza. Quindi questo vuol dire che ci espandiamo sempre quando ci serve, diciamo, l'opzione. Quindi purificare la mente equivale a dire che noi siamo quel qualcosa. Se la felicità ha una causa, sei pronto a essere infelice in qualsiasi momento. Sei proprio in bilico perché la causa può scomparire, allora la felicità sparirà. Finché non sei semplicemente felice, senza una causa invisibile o visibile, finché non sei sempre felice irragionevolmente e in modo irrazionale, illogicamente, pazzescamente, non sei felice. Queste sono più o meno delle idee sulla nostra vitalità. Le vostre risate sono terapeutiche. Se sei troppo serio avete bisogno di ridere, quindi bisogna lasciarsi andare. Nei festival noi cerchiamo di far ridere i nostri soggetti sempre. E quindi è importante liberare la mente. La grazia non è qualcosa che a volte accade, a volte no. La grazia sta sempre accadendo, è la natura stessa dell'esistenza. L'esistenza è piena di grazia, ma a volte riesce a collegarla. E altre volte non ci riesci, quindi la grazia e la connessione con l'infinito, a volte possiamo unirla agli eventi e a volte ci risulta più difficile. Il tesoro che stai cercando è in te, tutto quello, questo cercare è inutile, guarda la realtà dei fatti, l'esistenza sta celebrando, è una celebrazione, sta già danzando in ogni foglia, in ogni ruscello, in ogni roccia, in ogni stella, sta sempre danzando, tu sei invitato. Tu sei invitato in questa danza, altrimenti non saresti qui. Sei accettato, altrimenti non saresti qui. Quindi in ogni contesto dove noi siamo, sei accettato, se no non saremmo lì in quel contesto. Il nostro Namah Shivaya, il nostro contesto che facciamo più di tutti, che interpretiamo più di tutti, è quello del Festival dell'Oriente. Noi come maestri lavoriamo in quel senso. I pensieri impuri vi portano verso l'esterno, i pensieri puri vi portano dentro di voi, i pensieri impuri scorrono verso l'esterno e verso il basso, quelli puri verso l'interno e verso l'alto. È impossibile pensare alla verità o alla bontà, alla bellezza senza la propria vita assumo quei colori. Quindi, pensando alla bellezza delle bambine e dei bambini, noi assumiamo questa frequenza altissima e pura. Quindi il dono di essere con i bambini è questo dono qua.